Noi oggi vogliamo proporci insieme a voi per fare una chiacchierata, per uno scambio di opinioni. Noi non siamo un partito politico, siamo un comitato. Nel parcheggio della chiesa della Madonnetta si sono ritrovati inoltre un centinaio dietro gli striscioni su cui campeggiava il motto «Immigrati tutelati, italiani dimenticati». E la parola d'ordine del presidio è stata una sola: «No». No all'arrivo annunciato di 50 richiedenti asilo che dovrebbero essere sistemati in un ex ristorante in via Primo Maggio a Sarcedo. Sul banco degli imputati il sindaco Cortese, ma anche la prefettura e il governo, accusato della politica fallimentare nel campo dell'immigrazione. Noi contestiamo quello che ha detto il sindaco, perché l'accoglienza diffusa non è la soluzione del problema. L'accoglienza diffusa va ad alimentare ulteriormente il problema. La soluzione della questione, ha già detto il primo cittadino di Sarcedo, potrebbe arrivare da un nuovo accordo sovracomunale. Fra i cittadini scesi in piazza, oltre alla protesta, anche la proposta di creare una rete in sinergia con le associazioni e i comitati dell'Alto Vicentino, perché la questione dei profughi non è solo di Sarcedo, ma di tutto il territorio.